ha portato Arezzo alle cronache nazionali come se fosse un titolo di merito aver realizzato un'opera di questo tipo. Io invece ci tengo a dire che questo secondo me è un episodio assolutamente preoccupante, perché è uno dei tanti fenomeni, ma questo è evidentissimo, che tende a sdoganare ancora una volta quell'ideologia fascista che è evidentemente punto di riferimento di certe forze politiche. Un anello con il simbolo della Decima Mas è il fascio Littorio. Così si è accesa una nuova polemica attorno al generale Roberto Vannacci, ex ufficiale dell'esercito eletto con la Lega all'Europarlamento. Un gioiello che compare al dito dei suoi fedelissimi in una foto che lo stesso Vannacci ha postato sui social nel giorno del suo 56esimo compleanno, festeggiato assieme a familiari ed amici, tra cui anche l'aretino Cristiano Romani. A realizzare l'anello è stato un artigiano orafo di Arezzo. Queste forze politiche che perseguono queste idee, che hanno questi modelli qui, te sembra che abbiano come roccaforte proprio Arezzo, perché questo è emerso, va bene? E questo mi preoccupa molto, mi preoccupa perché invece io vorrei approfittare per rimarcare che Arezzo ha solide invece tradizioni antifasciste. Arezzo è stata oggetto di lotta partigiana, siamo una provincia medaglia d'oro per la resistenza e quindi vorrei che questo emergesse nelle cronache locali e cronache nazionali, non il fatto che qualcuno si possa permettere di fare un anello con i simboli fascisti. E anche questo, secondo me, si potrebbe discutere. Fino a che punto si può arrivare a esaltare l'ideologia fascista senza poi incorrere in un reato? Il simbolo della Decima Mas era già stato richiamato da Vannacci durante il suo appello al voto per le europee. Metti una decima sul simbolo della Lega. I simboli, assolutamente, che ormai, ripeto, vengono sdoganati, poi ci viene raccontato con un insulto, direi, alla nostra intelligenza, all'intelligenza degli aretini, il fatto che in realtà sono simboli dell'impero romano, sono simboli di un reparto militare che ha tradizioni, diciamo, rilevanti. Ma ci vogliamo prendere in giro? Gli aretini devono mettere in evidenza questo fatto. Arezzo non è quella che viene presentata in questi servizi. Arezzo è antifascista nel suo intimo, perché è di tradizione antifascista, e tutti quelli che la pensano in questo modo dovrebbero in qualche modo risentirsi.